Il BIMI nasce nel 2015 per contribuire alla diffusione della cultura nel BIMI in Italia. Nel 2019 è diventato capitolo italiano di Building Smart International. In che modo questo ha cambiato la missione di IBIMI? Diciamo che i primi 7 soci avevano già nel cuore e nella mente lo sviluppo e cercavamo l'occasione giusta per farlo. Infatti all'interno del nostro piccolo gruppo c'ero io, esperta di interoperabilità, che per 25 anni ho lavorato proprio con la ISO e da lì sono derivati poi anche gli standard per l'Open BIM. E c'era anche una piccola società che lavora per lo sviluppo di sistemi interoperabili e fra software diversi eterogenei, e poi c'era anche il vicepresidente, che è un economista, che riusciva a cogliere quell'aspetto economico derivante dall'interoperabilità. E come siamo cresciuti? Siamo cresciuti perché avevamo voglia di diffondere questa nostra convinzione che il futuro anche del Monte Dirle era quello di sfruttare al massimo la digitalizzazione, che già era presente in tutti gli altri ambiti più avanzati dove avevamo lavorato. Quindi, e diciamo che la fortuna è stata l'incontro con alcuni soci che hanno aderito, che lavoravano nell'ambito delle rete ferroviarie italiane, e da lì siamo partiti abbiamo trovato la forza per riuscire a portare gli italiani all'interno del comitato tecnico di Building Smart, che sviluppa gli standard, e di lì è nata e è partita, diciamo, la possibilità di essere noi ufficialmente i rappresentanti del capitolo italiano. Quindi diciamo, è qualcosa, un'evoluzione che c'è stata e che noi speriamo proprio che continui in questo modo, perché gli italiani hanno veramente delle eccellenze, non abbiamo nulla a invidiare ai paesi più evoluti, però abbiamo bisogno di tante risorse, sia finanziarie ma soprattutto umane, di persone competenti che decidano di iscriversi al capitolo italiano di Building Smart per portare avanti questa missione che ci siamo dati. Allora, l'Open BIM è assolutamente fondamentale, soprattutto in Italia, perché in Italia non facciamo tanto nuove costruzioni dove, diciamo, il BIM è cominciato, ma noi abbiamo bisogno soprattutto di riqualificare il patrimonio costruito. Il patrimonio costruito lo si fa cominciando con con il laser scanner, che ti fa l'annulo di punti, con termografie che vanno, i cui dati vanno inseriti. Quindi si tratta di tantissimi professionisti, chi fa gli impianti, chi fa gli isolamenti, che hanno bisogno comunque di colloquiare fra di loro, e nel mondo digitale il colloquio avviene attraverso i software che sono eterogenei, e solamente se sono costruiti invece con l'intento di permettere ai professionisti di dialogare, quindi Open BIM, quindi basati su standard aperti sviluppati da Building Smart International, questa collaborazione è possibile. E una cosa di cui si parla poco ma che si sta sviluppando molto in Building Smart è quella dei produttori di materiali per l'edilizia. Questo è un altro settore nel quale in Italia si sta lavorando poco, ma invece è estremamente importante, perché per gestire il patrimonio io devo sapere tutte le informazioni tecniche di quella determinata pompa o di quel determinato impianto fotovoltaico solare che sto installando, perché avrò bisogno di quelle informazioni durante la manutenzione. Anche lì, se non ci fosse l'Open BIM, io sarei costretto a mantenere
il software che ha generato quell'informazione per anni e anni e per poterli rileggere. Secondo lei quali sono gli stakeholders che dovrebbero iscriversi ad IBIMI e quali sono i vantaggi che ne potrebbero beneficiare? Allora, noi nasciamo come associazione di professionisti BIM, quindi sicuramente quelli sono i più importanti, anche perché in Italia noi siamo pieni di microimprese, quindi imprese di architettura e di ingegneria spesso sono fatte di 2 o 3 persone, quindi l'ideale è proprio che almeno uno di questi si iscriva. E poi le associazioni ovviamente sono una parte importante, sia quindi ordini ingegneri, architetti, geometri, tecnici, ma diciamo tra i noi abbiamo identificato all'interno dei soci anche quelli che si chiamano i portatori di interesse. E i portatori di interesse sono non importanti ma essenziali proprio per sviluppare degli standard che possono essere poi utilizzati da tutti, perché il portatore di interesse, come per esempio nel caso di RFI, aveva bisogno di standard per definire le linee ferroviarie, il segnalamento e quant'altro. Lo standard non esisteva e quindi lo sta sviluppando all'interno del Building Smart. Da qui conseguirà la possibilità per le software house di sviluppare dei software che sono proprio, vanno incontro proprio alle necessità. Noi come italiani potremmo, e anzi secondo me dovremmo assolutamente lavorare sullo sviluppo degli standard per il patrimonio artistico. E è un settore ovviamente nel quale siamo, penso, leader, dovremmo essere leader mondiale, quindi cerchiamo anche lì degli stakeholder importanti che gestiscono il patrimonio, che possano contribuire a questa crescita del BIM, però secondo i nostri requisiti, non secondo quelli dei cinesi, americani o altro che non hanno il patrimonio che abbiamo noi.